Benvenuti nel mio canale. Oggi vi faccio vedere un video tutorial molto semplice, senza avere tante cose e molto veloce, che però a me piace molto, almeno è piaciuto molto, e faremo questo portachiavi. Questo video è in collaborazione con Pandal Selected. Andate nel loro sito e troverete tantissime belle cose. E niente, ora vi lascio al video. Quindi andiamo dall'altra parte. Allora, per questo progetto ci serve la vimpelle o similpelle, come la volete chiamare voi, e questo è il codice. E come vi ho fatto vedere nell'unboxing, ce ne sono diversi fogli. Io ho preso questo colore qua perché avevo fatto una prova e quindi mi sono rimasti dei pezzettini. Mai buttare pezzettini, perché ci può servire sempre per altre cose. Poi ci serve la pinza, che è nel kit. Vi faccio vedere, questo è il codice del kit. Vabbè, e trovate nel kit anche i ganci. Come vi ho fatto vedere nell'unboxing, ci sono di diversi colori. Poi, come ho detto, la pinza per chiudere poi il gancio, per dove andiamo poi a mettere la pelle. Io ho scelto questo color argento, della colla, le forbici. Poi io ho preso questo ciondolo e un pezzo di stoffa che voglio rivestire la parte, perché questo andrà chiuso così e si vede il bianco dentro, non mi piace. Poi io ho preso anche un pennarello da colorare. Ora ci si vede da colorare, diciamo, il bianco, perché non mi piace che si vede. Ok, ora andiamo, vedete, coloro la parte che si vede poi fuori, così, e anche da quest'altra parte. Diciamo, questa è una cosa mia, perché non mi piace che si vede il bianco. Poi voi potete decidere anche di lasciarlo così. Ora, con la colla, io uso questo, ma va bene anche il Vinavil. Diamo una strisciata per bene. E andiamo ad attaccare la nostra fodera in questo modo. Rifiliamo vicino alla nostra pelle. Così. Così. E così. Ok, e questo abbiamo foderato, vedete che andremo a chiudere e si vede sotto la fodera.
Ora prendo questo, do la colla anche qui. Io di solito lascio un po' asciugare, però adesso non abbiamo tanto tempo. Ok, cosa faccio? Vado a piegare, chiuderlo così, forse ci sta meglio così, e poi sopra così, vedete? Come ho detto, bisogna lasciare ad asciugare che la colla prenda. Magari qui, se abbiamo il bianco, come prima, col pennarello che non si veda la riga bianca. Ok, adesso qui ancora si non è attaccato bene, perché vedete questo che l'ho attaccato con la colla, ho aspettato che si asciugasse e si è attaccato benissimo. Ok, ora io prendo questo, gli metto questo e lo metto in questo modo qua, così, vedete? La colla chiudiamo perché non ci serve più. Poi prendo questo, lo piego in questo modo e metto sopra in questo modo, vedete, così, prendiamo questo, lo metto qua, poi lo metto qui e lo metto, vedete, fino in fondo, in questo modo. Prendo la pinza, anzi vi faccio vedere un altro modo che forse è ancora più semplice. Mettete nella pinza, così siete sicuri che non si muove, poi riprendete il vostro pezzo di pelle che avete già preparato, così. Prendete la pinza dove dentro avete messo il gancio, portate, vedete, pari deve essere, perché abbiamo fatto la stessa larghezza del gancio, e deve essere attaccato in alto, vedete, e stringiamo così, così, vedete? Il nostro portachiavi è fatto. Vedete, è un progetto molto semplice, veloce e carino. Almeno a me piace. Vedete? Io ho fatto in questo modo qui, ma ci sono tante altre maniere da poter fare portachiavi. A me è piaciuta questa idea qua. Bene. Io spero che questo video vi sia stato d'aiuto. Vi ricordo che questo è un video in collaborazione con Pandao Selected. Mi raccomando, se andate nel sito di Pandao avete il codice sconto che è nell'info box, e quindi avrete lo sconto su 40 euro, mi sembra, 5 su 40 dollari avete 5 dollari, adesso non mi ricordo bene, comunque il codice sconto è nell'info box. Quindi questo video collaborazione con Pandao Selected,
se vi è piaciuto il video, se volete rimanere sempre aggiornati sui nuovi video, mettete pollice in su e attivate la campanellina. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!